Ah, attenzione, semaforo. Cantiere stradale. Polacco che si fa le foto senza senso col cantiere stradale svizzero. Bello. Ah, perché non facciamo una foto a una collina verde? Wow, che bella! Ma si starà facendo un selfie? Ah, potrebbe essere. Aspetta che allora vado anch'io in inquadratura. Ciao fans, la quarta parte di questo viaggio era iniziata su un tornante dove abbiamo subito un sorpasso veramente stupido da parte di un tizio che tra l'altro ha rischiato pure di centrarmi. Pochi chilometri dopo abbiamo anche assistito a un incidente abbastanza brutto ed è a questo punto che abbiamo deciso di intervenire nel video dicendo la nostra e invitando alla prudenza. Dopo questo episodio Luna ha tirato una gufata delle sue dicendo "Speriamo di tornare a casa interi" ed è a questo punto che ne è scaturita una clamorosa toccata di Maroni. Dopo esserci toccati con vigore, è ripreso il viaggio e abbiamo percorso tutta la statale che collega il Passo dello Stelvio fino al Lago di Resia. Ed è proprio qui, sul Lago di Resia, appena prima del pranzo, che ci eravamo salutati. Possiamo quindi ora lasciarvi con la quinta parte di questo viaggio. Buona visione! Ciao fans, stiamo per ripartire da Resia. Abbiamo mangiato. Che vento della Madonna, freddo. Sì, fa veramente freddo. E niente, adesso aspettiamo che i nostri amici si vestano e poi partiamo. E andiamo, non mi ricordo. Comunque quanto è più bella senza le grafiche? È più bella? Eh sì, sembra meno un giocattolo. Cos'è? Ma è Kawasaki Z750R? Ah, sì. La sua, sì. Bene, ripartiti da Resia, quest'anno niente volo col drone qua perché abbiamo già le riprese dell'anno scorso e poi con questo vento avrei mai voluto vedere il drone fare il bagno. Aspetta, c'è un problema. Qual è? Boh, cioè c'è il simbolo del filmato ma non filma. E se non è schiacciato play? Qual è play? Quello sopra? Eh sì. Ah, ok. Luna Colombo. Piate. Ho chiuso tutto il casco perché, porca miseria, entra l'aria fredda. Oh, comunque sono simpatici, eh. Sì, te l'ho detto anche ieri, subito mi sono stati simpatici. Comunque io avrei fatto apposta, tipo... Anch'io. Ma no, ma tipo anche tipo a sbattere le cose, non so, sul letto, apposta. Ciao fans, oggi sono qui da solo, anche se Luna è in casa, ma si sta facendo la doccia e non lo so, magari uscirà nel mentre, solo che volevo fare il video stasera e quindi... Tra l'altro mi sa che appena Ciao fans! Sì, non venire di qua nel accappatoio però, eh. No, non vengo. Cioè, se vuoi venire, ma però apritelo, perché se lo tieni chiuso col turbante, no. No, no, sto qua... Secondo me faremmo un sacco di view, c'è un sacco di gente che pagherebbe per, certo, vederti nuda. Certo, ma preferisco dare questa soddisfazione solo a te. Ah, ok. No, comunque abbiamo fatto questo intervento perché facciamo un discorso nel video che altrimenti sembra decontestualizzato. Praticamente, cioè non si capisce fondamentalmente esattamente perché ne stiamo parlando. Praticamente lì in pausa pranzo a Resia con Giorgio e Andrea ci stavano raccontando cos'era successo la sera prima. Perché hanno dormito in hotel... E praticamente c'era la camera dove dormivamo io e Luna, una camera in mezzo e poi c'era la loro camera dopo. Io dopo cena sono salito in camera mentre Luna stava finendo di sistemare giù in cucina tutte le cose. Erano circa le 10:30, 11 e sentivo tipo dei mugugni un po' in lontananza. Però, cioè, ho capito ma non si capiva benissimo cosa stesse succedendo. Perché il letto della camera a fianco era più vicino in realtà alla camera di Giorgio e Andrea. Quindi loro hanno sentito molto meglio e in posa pranzo, senza proprio saltare neanche un dettaglio, ci hanno raccontato esattamente tutto quello che hanno sentito.
E praticamente poi Andrea mimava come secondo lui stava andando la situazione, e tipo diceva che si sentiva proprio lo sbatacchiamento e faceva straridere proprio come lo raccontava, cioè faceva straridere, cioè io mi stavo facendo proprio scompisciare, e quindi tipo questo personaggio si sentiva proprio che lo sbatacchiava pesantemente, e beh, per i bambini non diciamo cosa sbatacchiava, comunque gli adulti avranno capito cosa stavano facendo. E tra l'altro è lo stesso personaggio e il mattino dopo l'ha fatto. Ma il giorno stesso? Il giorno stesso, quindi sabato? Penso di sì. Beh, comunque in hotel ci sono i balconi di quasi tutte le camere che sono comunicanti, cioè nel senso hanno il separé, però il balcone è uno ed è diviso tipo dai divisori in legno che non si vede da un balcone all'altro, però si sente. E questo signore, non era un ragazzino. Ma era un ragazzo. Era un ragazzo? Aveva 30 anni. Ah, aveva 30 anni? Ah, pensavo fosse più grande, a dire la verità. No, erano due ragazzi giovani. Ah, erano due ragazzi giovani? Sì, si avranno avuto la mia e la tua età. 30 anni, non di più. Ah, e pensavo fossero tipo dei quarantenni, 45 anni. Per quello mi faceva ancora più ridere. No. Perché mi immaginavo questi signori, no? Che poi... Vabbè, comunque questo trentenne, quindi mio coetaneo, è uscito in balcone... E tipo ha dato libero sfogo a tutti i suoi gas corporei, diciamo, sia davanti che dietro, ma così proprio alla nature. Cioè, però in realtà tipo loro erano in camera con le finestre aperte e hanno sentito tutto. E quindi poi ci raccontavano tutte le robe che faceva sto tizio in balcone, cioè proprio così alla selvaggia, e faceva straridere. E quindi adesso... Cioè, in questo pezzo del video e anche nel pezzo dopo parliamo di questo tizio che faceva queste robe. E lui mi ha detto: non dare più dettagli, che poi magari si riconosce. Vabbè, ma cioè, nel senso, anche se si riconosce, cioè, non è che facciamo nome e cognome, a parte che non li sappiamo. E poi, comunque, stiamo raccontando un giorno generico di luglio. Cioè, non puoi raccontare, non si può raccontare le robe. No, si raccontano e fanno anche ridere, tra l'altro. E quindi se volete venire anche voi in hotel a dormire, però, cioè, nel senso, un minimo di moderazione, cioè, va bene tutto, però... Ma dici che avevano anche le finestre aperte quando si sentiva così forte? Perché io ce le avevo chiuse, magari era per quello anche un po' attenuava. Sicuramente. Sono cominciato a sentire così tanto. E non, perché il letto loro era più vicino al letto dell'altra camera. Noi in mezzo avevamo anche l'armadio, magari l'armadio un po' soffocava. Cioè, capito, ma è che alta la parete nell'armadio? No, vabbè, comunque, magari era anche la finestra aperta. E comunque, se venite a dormire, moderazione e finestre chiuse, per favore, perché non è che dobbiamo sentire tutti. Quindi spiegata questa cosa, adesso si capirà meglio cosa diciamo nel video, vi lasciamo alla prossima parte del video e immaginatevi lo sbatacchiamento e tutti gli altri versi. Poi magari, cioè, se l'avesse raccontato Andrea faceva sicuramente più ridere, perché poi quando, cioè, veramente faceva crepare delle risate. Quindi magari al prossimo raduno, se verrà anche lui, ve lo fate raccontare che faceva pisciare addosso. E perché non l'ha vissuto. Lui, però, cioè, fa anche ridere quando lo raccontava, era proprio, c'era l'enfasi poi del momento, stava rivivendo nella mente le cose che succedevano. Vabbè, vi lasciamo la prossima parte del video e buon divertimento. Sicuramente non quanto quello del tizio, però buon divertimento anche a voi. E poi avrei ma io lo sbatacchiamento non lo sentivo. Ho sentito solo i versi di lui, tipo oh, oh, e basta, però neanche tanto forte. E la loro camera, cioè il letto è più vicino di là, e poi c'è solo la parete. Sì. Bene, ci stiamo avvicinando al confine austriaco. La temperatura non sta aumentando, anzi. Più che altro perché ci sono tante nuvole e il vento. Più che altro perché il vento è anche fastidioso. Sì. Porca c***a, siamo frenato di colpo. Ah, passo di Rese 1455. Sai che l'anno scorso il cartello mica l'avevo visto. Ma pensavo neanche che fosse così alto. In realtà la strada comunque sale. Ah, Heinz, vai, polizai. Ah, polizai, ah, polizai. Sono tedeschi. Comunque fenomeno il tipo che esce a ruttare a scorreggiare in balcone. Sì, no, infatti. Sì, ma poi se sai, cioè nel senso che c'è un balcone comunicante. Sì, no, infatti. Cioè, falla silenziosa, non platealmente.
Un posto per fare la pipì? Beh, qua tipo in mezzo ai pini. Ma scusami, ma la strada quando gira a sinistra che va che sale? Non, quella che non siamo riusciti a fare l'altra volta? Eh sì. Non è isolata? Sì. Beh, però vedi anche qua. Boh, dimmi dove ti senti di farla. Io lo tiro fuori anche qua a bordo strada. E qua adesso non c'è più la pineta. Beh, comunque alfa un po' schivi il tank. Cosa? Alfa un po' schivi il tamping. Sì. Siamo a Nauders, che sicuramente non si pronuncia così. Senestra. Ah, oggi non c'è nessuna corsa in bici. Flashback. Ma qua devo girare? Sì, è qua. Amore, c'è un problema. Oh. Questo è un problema. Bene fans, lo scorso anno questa strada non abbiamo potuto farla perché c'era una gara in bici. Siamo dovuti andare per il paesino là e poi giù di lì verso la gola che si vede. No, mi si è spiaccicata una cosa. Bah, che schifo. Ah, zona isolata. Cerchiamo un posto dove urinare. Ecco, tipo qua. No. Come no? Vai dietro gli alberi, cazzo, ti vede. A few moments later. Accendi tutto. Guarda qua che bella strada che ci eravamo saltati per colpa della gara in bici. Io l'avevo fatta da quando ero andata da sola. Solita egoista. È solita egoista. Non ci conoscevamo. Male. Stai su a vivere a Bema in mezzo alle capre. Questi sono i risultati. Questa praticamente è la strada che collega l'Austria alla Svizzera. Una delle strade, sì. Sì, una delle strade. Cioè, diciamo che qua siamo in Austria, adesso stiamo andando verso la Svizzera. Bene, ho fatto passare anche Andrea. Ma dove sei che ti devo far ripassare? E l'ho fatto passare? Beh, un secondo, non è che... Che street race? Street race! Sei tranqui, Sei proprio tranqui. Ah, mi sa che siamo già arrivati giù alla dogana? C'è 50 qua. Ah sì, c'è la dogana. Ah, siamo già arrivati? Sì. Guarda qua, sono tutti qua, Guarda che c'è qua anche una bella signorina. Zamoritz Zernitz? Devo andare verso Zamoritz Zernitz? Sì. Ah, c'è un'altra stop. Ma devo fermarmi? Ma no, vai. Vado. Bene fans, siamo entrati in Svizzera. L'Austria è stata veramente breve. Tra l'altro io ho delle reminiscenze di una strada che si vedeva, tipo coi tunnel da giù. Boh, non so che fine ha fatto. E niente, quindi adesso se c'è scritto 50 si va a 30. Esatto. Comunque i tunnel erano nella strada che abbiamo fatto l'altra volta. No. Quando eravamo giù lungo il fiume, si vedeva sulla sinistra, cioè sulla parete della montagna, si vedevano questi di tunnel, tipo quelli che si vedono quando fai lo spluga. Ah. E pensavo fossero quest'altra strada qua che abbiamo fatto oggi. E invece no. Oh. Ah, queste nuvole nere cosa mi vogliono rappresentare? Che ci bagniamo oggi? Ma no, non penso. Beh, tu ti sei già bagnata stamattina. Con violenza! Proprio violenza! Ma cos'è, io devo fare la cavia? Per una volta. Se vuoi vado avanti io che sono più attento forse. Beh, sono andato 79. Limite 80. Bestia. Si vede che in Polonia non si è sparsa la voce che in Svizzera bisogna andare nei limiti. E comunque là è brutto il tempo, E beh, al massimo ci ripariamo.
Poi ci bagniamo. E Luna comunque male male, eh. Madonna, tanto siamo qua, quindi non è che possiamo fare tanto. Ma lo sai che è l'anziano che me deve discutere del tempo? Sì, infatti, che palle. Adesso mi metto anche le mani dietro la schiena. Dico, secondo me piove. Mica te sarai uno di quegli anziani che va a vedere i cantieri e romperà le palle. La mia epoca si faceva diversamente. Sinceramente spero di arrivare a quell'età che mi passo tutto l'inverno con le palle a mollo al caldo. Comunque mi pare sia a Squall che c'è il bivio per l'Umbrail. Ah. Cosa stanno facendo? Le palizzate per la guerra? Questa statale qua dopo pranzo fa venire sonno. Ah, attenzione, semaforo. Cantiere stradale. Polacco che si fa le foto senza senso col cantiere stradale svizzero. Bello. Ah, perché non facciamo una foto a una collina verde? Wow, che bella! Ma si starà facendo un selfie? Ah, potrebbe essere. Aspetta che allora vado anch'io in inquadratura. Che sei? Sei fastidioso. Gli ho rovinato la foto. Ah, gli si è anche spenta. Hai visto? No, non ho cosa fatto. Gli si è spenta la moto. Io col cazzo che vado col semaforo rosso. Ah, ma è rosso? Adesso sì. Perché quando era verde continuavano ad arrivare le macchine. Ah. E quindi in realtà sono stati qua fermi un sacco a aspettare. Si stava facendo un selfie, sono andato dietro apposta per rovinarglielo. Poi è partito e gli si è spenta. Gli ho detto a Luna, che fotografa la collina verde, mi fa, guarda che si sta facendo un selfie. Allora vado dietro a rovinarglielo. Infatti se l'ha messo via subito. Ho detto, guarda che E comunque siamo a Resia. C'è un vento della Madonna, freddo tra l'altro. Cioè, anche se il tempo non è male, però